Buongiorno, mi chiamo Mario Rapaccini, sono un professore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale all'Università di Firenze, dove insegno discipline in ambito aziendalistico ai giovani allievi ingegneri, in particolar modo nel corso di laurea di Ingegneria Gestionale. Uno dei corsi sicuramente che mi dà maggiori soddisfazioni è il corso di strategia di impresa, di cui oggi vi vorrei parlare per finalità di orientamento. Il mio ambito di ricerca primario è quello dell'innovazione con le tecnologie digitali, dello sviluppo di servizi e di soluzioni integrate all'interno del contesto delle imprese industriali, cioè di quelle imprese che forniscono beni, che forniscono prodotti. E prenderò proprio queste imprese, o meglio, una di queste imprese che conosciamo tutti come principale mio riferimento. Di che cosa sto parlando? Sto parlando, ad esempio, delle grandi aziende globali che oggi dominano il mercato globale in alcuni settori, quindi chiaramente dell'elettronica di consumo, del software, della telefonia, che oggi hanno raggiunto dei valori di mercato, di capitalizzazione di mercato impressionanti. Ad esempio, quelle che si chiamano le FAMG, dalle iniziali di queste cinque grandissime aziende che tutti conosciamo: Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, messe insieme il loro valore di mercato, cioè la quantità di denaro che dovrei spendere per comprare l'intera proprietà, ha raggiunto, pensate un po', ed è in crescita continua negli ultimi 10 anni, dei valori impressionanti, tanto da sforare, vedete, oltre il 20% del valore complessivo di mercato di tutte e 500 le aziende più grandi al mondo, almeno nella classifica Standard & Poor's. Cioè, cosa vuol dire? Che 5 aziende, tutte e 5 fondamentalmente, che competono nel digitale, nelle nuove tecnologie emergenti. Alcune di queste aziende hanno storia un po' più lunga delle altre. Microsoft, ad esempio, è stata fondata negli anni 70 come la stessa Apple. Altre ancora, invece, come Facebook o Amazon, hanno a malapena 10-15 anni di storia. Quindi sono aziende molto recenti, con una crescita appunto che si è manifestata solamente in questi ultimi anni. E 5 di loro hanno fondamentalmente il valore di mercato che corrisponde a un quinto di tutte le altre 495 imprese. La domanda è: come è stato possibile? Su che cosa? Su quali basi? Fondamentalmente usando delle specifiche strategie di differenziazione e di distinzione che hanno queste aziende saputo implementare assolutamente meglio dei rivali, dei competitor. Di questo parliamo nel corso di strategia di impresa. Cerchiamo di capire le leve competitive, cioè quali risorse distintive le imprese utilizzano per vincere la propria battaglia. Di fatto la strategia questo è l'insieme di azioni, il piano di azioni che nell'ambito del business o in ambito governativo, un sistema paese, un'organizzazione qualunque essa sia, pianifica e poi attua all'interno di un periodo di tempo in genere di medio-lungo termine per migliorare la propria posizione competitiva o comunque per acquisire i propri obiettivi, per acquisire i propri obiettivi. La strategia nelle aziende è probabilmente la cosa più importante perché è diciamo, una buona strategia, è l'elemento che fa non solo sopravvivere le aziende alle sfide e alle pressioni competitive del mercato, ma le fa poi sviluppare e crescere e quindi aumenta la loro capacità di creare valore e di distribuirlo nel sistema in cui operano. Dicevo, chiaramente chi si occupa di strategia a livello di business spesso fa riferimento come definizione a questo testo di Sun Tzu, un generale cinese che è vissuto qualche migliaio di anni fa, che ci ha lasciato alcuni frammenti di un libro, L'arte della guerra, in cui sono appunto contenuti dei dettami proprio di tipo strategico, dei frammenti di tipo strategico, tra cui questo molto, molto bello, in cui lui dice che ogni battaglia si vince prima, ovviamente, che si combatta sulla base di come ci si dispone nei confronti del nemico con azioni ovviamente pianificate, tese a garantire all'esercito il vantaggio competitivo. Io vi vorrei parlare di Apple oggi. Apple è un'azienda conosciuta da tutti, ma perché ho scelto Apple? Per spiegare un po' quella che è la strategia di Apple e quelli che sono, come vedremo, gli asset distintivi, gli asset strategici che Apple ha sviluppato nel corso del tempo.
perché poi è stata la prima azienda, un'azienda industriale che produce chiaramente prodotti fisici che conosciamo tutti, è stata la prima azienda che ha sforato una capitalizzazione di mercato dei 1.000 billion dollari, cioè fondamentalmente quello che in italiano si chiama biliardo, cioè fondamentalmente i 1.000 milioni di dollari. Oggi Apple capitalizza 1.382 billion, cioè 1.000 milioni di dollari. Ok? Ed è anche questo tipo di diciamo, situazione, una situazione co in continua e impressionante crescita. Questo fondamentalmente sono gli ultimi mesi, siamo nel 2020, questo corso è stato registrato nei primi di maggio. Apple è stata la prima azienda nel 2018 a sforare la quota del cosiddetto trillion all'americana dollar e ancora oggi, vedete, è a 1,3 trillion dollar di capitalizzazione. Non sappiamo questa crescita quando e se si interromperà. Giusto per dare una idea di che cosa stiamo parlando, di queste cifre assolutamente inimmaginabili, Apple nell'esercizio fiscale, quindi nell'anno 2019, ha chiuso i bilanci con ricavi complessivi pari a 234 billion, ho già tradotto i dollari in euro, billion euro, cioè 234 mila milioni di euro. Al netto dei costi, quindi sottratti tutti i costi di produzione, di distribuzione, di ricerca e sviluppo e quanto altro, avuto utili netto pari a 50 mila milioni di euro, 50 mila milioni di euro. E come vedete, questi utili, questo è il grafico che mostra appunto il net income a partire dal 2005, sono ovviamente in crescita. Quindi non solo Apple cresce da un punto di vista di valore di mercato, le cose sono collegate e di ricavi, ma anche di utili e quindi di ciò che residua al netto dei costi e dai ricavi in termini di ricchezza poi distribuibile. Se guardiamo la quantità di cassa che a questi utili corrisponde, chiaramente è differente perché l'utile è un fatto economico e non di tipo finanziario. Anche questa è una cifra impressionante. Si parla di 22 mila milioni di euro, cioè nel 2019 Apple ha generato un surplus di cassa, un incremento di cassa nelle proprie riserve per 22 mila milioni di euro, giusto per darvi la cifra di questa dimensione, di questo risultato. Sappiate che l'Ateneo di Firenze, che è uno dei grandi atenei italiani, non è il più grande, ma è comunque tra i più grandi, ha 50.000 studenti e quasi 2.000 tra personale, docenti e ricercatori. È organizzato su 10 scuole, su 30 dipartimenti circa. Riceve dallo Stato ogni anno, come fondo di finanziamento ordinario, circa poco più di 240 milioni di euro. Ok? Milioni di euro. Quindi, con le generazioni di cassa che Apple ha conseguito e realizzato nel solo 2019, Apple potrebbe finanziare al posto dello Stato italiano tutto l'Ateneo di Firenze e quindi, come dire, anche aiutare i suoi 50.000 studenti e i suoi 2.000 docenti, ricercatori, più altrettanto personale tecnico-amministrativo per circa 90 anni. Per circa 90 anni. Si tratta quindi di cifre impressionanti. La domanda che ci poniamo è: com'è possibile che queste aziende del digitale in così poco tempo abbiano potuto e saputo crescere così incredibilmente di valore in termini di valore di mercato, fatturato? Quindi vendite, utile netto e anche capacità di generare cassa. La risposta è sfruttando asset strategici. Che cosa sono gli asset strategici? Sono quei fattori produttivi che all'interno di un business, opportunamente sviluppati e poi anche protetti e combinati, ti consentono di creare un vantaggio competitivo. Come Usain Bolt, chiaramente, era ben cosciente del vantaggio competitivo che aveva nei confronti degli avversari, che non era certo alla partenza, allo scatto, ma era poi la progressione incredibile data dalle sue fantastiche leve. Su questo ci ha costruito il suo successo e tutti i record mondiali che ancora, olimpionici che ancora detiene per molti anni. Benissimo, le aziende con un piano di lungo termine, con una strategia di lungo termine, possono implementare, sviluppare dei fattori
che gli consentano poi di primeggiare da un punto di vista di risultati economici, non soltanto, e di proteggersi dalle pressioni competitive che arrivano dal mercato, arrivano ovviamente dai concorrenti che cercano di, come dire, togliere loro questo tipo di primato, come nella gara di atletica, ma anche da tutti gli altri stakeholder, tutte le altre parti interessate, chiaramente dai clienti che si aspetterebbero prodotti migliori a prezzi accessibilissimi. Questa non è certo la filosofia di Apple, piuttosto che i fornitori che per i loro prodotti o servizi resi all'azienda si aspetterebbero di spuntare prezzi migliori e comunque in generale in tutte le offerte che il mercato propone. Allora la domanda che ci poniamo è esattamente Apple, che tipo di asset strategici ha saputo sviluppare per essere la prima azienda a sforare la barriera del trillion dollaro? Allora, sicuramente il primo asset riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo. Apple è una tra le 10-15 aziende al mondo che investe più in ricerca e sviluppo, quindi non distribuisce quegli utili o quella generazione di cassa tutta nella forma di dividendi agli azionisti, ma ne trattiene una buona parte e per fare investimenti sull'innovazione di prodotto, sull'innovazione delle proprie soluzioni. Non è l'azienda che investe di più al mondo in ricerca e sviluppo, Apple è qua, vedete, investe circa 11 billion, quindi 11.000 milioni, scusate, 11.000, sì, 11.000 milioni di dollari. Amazon addirittura è la prima in questa classifica delle aziende che investono più in ricerca e sviluppo al mondo, con un investimento che è pari al doppio di Apple, ma anche Samsung, che opera nello stesso settore, quello ovviamente diciamo, dell'hardware e delle tecnologie elettroniche. Investe una quantità maggiore. Certamente Apple non è un'azienda che non investa tantissimo in attività di ricerca e sviluppo, però Apple investe con un modo molto, molto distintivo queste grandi quantità. Ad esempio, questo è il nuovo Apple Park, cioè il quartier generale in cui all'interno ci sono tutti i laboratori che fanno attività di ricerca e sviluppo, che Apple ha voluto centralizzare a Cupertino, proprio nel cuore della Silicon Valley, con un investimento impressionante per riunire all'interno di quello che si chiama Infinity Loop. Vedete, è un loop unico, come se ci fosse una sorta di integrazione, di continuità, e questo sarà poi molto importante anche per un successivo concetto, e una sorta di contatto tra tutti i diversi settori, le proprie elementi più brillanti che ha ingaggiato per l'innovazione sui propri prodotti, sui propri servizi. Perché dico questo? Perché spesso le aziende non hanno seguito questo tipo di strategia, anche altre aziende diversificate, multinazionali, hanno centri di ricerca e sviluppo sparsi un po' per il mondo, anche nel settore dell'elettronica e delle tecnologie, okay? In ogni ambito in cui magari c'è un segmento di mercato, c'è chiaramente una business unit, si crea una propria torre di avorio, che spesso non è però collegata con gli altri centri o facilmente collegabile con gli altri centri. Apple invece ha scelto questo tipo di centralizzazione del proprio sapere, e il proprio sapere così è anche più facile da, come dire, sviluppare e difendere. E infatti questo lo vediamo, perché la crescita di mercato di Apple, qui si arriva appunto al 2018, che è l'anno in cui ha sforato questa soglia del trillion dollar, diciamo, è stata il risultato di una serie di innovazioni che hanno cambiato gli equilibri delle industrie in cui queste stesse innovazioni impattavano, lo sappiamo, a partire dal 2001 con il lancio del primo iPod, e poi ovviamente nel 2006 con, diciamo, non l'ingresso, perché Apple è sempre stata un'azienda che ha prodotto personal computer, ma con la serie iMac, che ha veramente tolto un indiscusso predominio sia lato sistema operativo che lato hardware ad altre aziende nel settore. Per non parlare, quello tutti conosciamo, nel 2007 e poi nel 2010 ha creato due nuovi mercati: il mercato degli smartphone con l'iPhone e il mercato dei tablet, che di fatto erano prodotti che si può dire Apple ha inventato, e oggi sta un po' facendo lo stesso con il mondo dei diciamo dei watch, degli smartwatch, o comunque di tutte quelle tecnologie
cosiddette indossabili, pervasive, le wearable technology, per cui si prospetta un mercato ancora in grande crescita. Non sappiamo che cosa verrà dopo, non lo sappiamo, lo sanno sicuramente nell'Apple Park, però come vedete, a intervalli più o meno regolari, Apple ha saputo in modo dirompente, disruptive, immettere sul mercato una tecnologia innovativa che poi ha cambiato un po' gli equilibri di un'intera industria. Vi faccio soltanto un esempio, potremmo seguire gli approfondimenti per ogni timing di questa innovazione, ma vi faccio soltanto l'esempio sulla disruption che è avvenuta nel segmento della musica, ormai famoso. Che cosa è successo? Non entriamo nel merito di tutti i prodotti che la Apple ha e che hanno garantito tutto ciò. Prendiamo appunto soltanto quello che è capitato all'epoca nel segmento della musica. Apple è entrata nel segmento della musica in un momento in cui chiaramente questo mercato era sì in crescita, vedete qua, questo è il pre-Apple, questa è la parte che compete a Apple, in cui era in crescita, ma era una crescita relativamente, diciamo, non con un gradiente incredibilmente alto, più che altro una crescita dovuta al cambio dei media, dei dispositivi su cui si registravano e quindi poi si vendevano le canzoni dei vari artisti, a partire dai dischi di vinile, non so se sapete che cosa sono, ma ovviamente più giovani, le musicassette, e poi CD e DVD, vedete. Però a ogni cambio di dispositivo e quindi comunque a ogni innovazione importante, no, che aveva, come dire, vedete, fatto aumentare complessivamente il valore di questo mercato con dispositivi però di tipo fisico, basati proprio su un oggetto fisico, l'industria era rimasta prevalentemente stabile. C'erano i produttori dei contenuti, c'erano i distributori dei contenuti, c'erano i venditori e c'era chi chiaramente aveva dei diritti d'autore, appunto i cantanti, le band e chiunque altro sui contenuti stessi, no? Quindi le grandi major discografiche e quant'altro. Che cosa ha visto Apple? Apple ha visto un'opportunità di creare col digitale un dispositivo che potesse sfruttare, e siamo, vedete, subito dopo gli anni 2000, da un punto di vista di sviluppo, che potesse sfruttare il nuovo mondo di internet per fare uno scambio molto più granulare e micrometrico di canzoni, e questo ha aperto il mondo anche all'acquisto, lo sappiamo, no? Il sales of 99% del singolo brano che ha, grazie all'iTunes, al mercato iTunes che non esisteva prima, ha diciamo rivoluzionato l'intera industria, perché Apple a questo punto ha potuto, come dire, imporre le proprie condizioni alle major. Alcune hanno chiaramente avuto bruttissimi periodi e addirittura bypassare le major in alcuni casi, diventando un po' l'esempio di quello che poi sarà il nuovo equilibrio per la produzione e lo scambio di contenuti, che a questo punto oggi sono, direi, tranne percentuali assolutamente trascurabili, totalmente digitali. Ma Apple questo l'ha fatto, l'ha creato lei, l'ha fatto in anticipo e con le proprie soluzioni innovative ha poi fatto disruption sul mercato. Un altro aspetto assolutamente interessante e importante, qui dietro c'è tutta la figura del fondatore di Apple, di Steve Jobs, è legato al design innovativo dei propri prodotti. Come vedete qua, sono oggetti belli, belli che comunque hanno fatto essi stessi la storia della specifica industria dell'hardware, e al progetto di quella che oggi si chiama la user experience, cioè un'esperienza digitale a tutto tondo che l'utilizzatore dei prodotti Apple riceve. In realtà questa user experience non riguarda soltanto, sì, sappiamo benissimo che specialmente Steve Jobs ha insistito molto, no, sull'interfaccia, sulla facilità d'uso, sul fatto che questi oggetti, oltre che belli, fossero anche intuitivi e semplici da utilizzare, non richiedessero una laurea in astrofisica, come invece era poi il modello pre-Apple. Ma in realtà poi, quando si parla di user experience, si intende un po' tutta l'esperienza che nasce attorno al prodotto Apple, anche prima e dopo la vendita, a partire dal lancio, dalla comunicazione, dall'aspettativa, dagli store, dal servizio post vendita, tutto un modello centrato sulle esigenze dell'utente e sul fatto che l'utente deve
pagare un qualcosa per la sua esclusività, per la sua bellezza e per l'esperienza che ne deriva, non soltanto per un pezzo di ferro che bene o male sappiamo benissimo tutti quanti sanno produrre. In questo modo Apple ha innalzato quella che si chiama la willingness to pay for, cioè la volontà di ricevere poi un premio di prezzo, perché in realtà Apple non vende, lo sappiamo benissimo, non vende pezzi di ferro, non vende pezzi di ferro, ma vende un brand, uno status, un'esperienza, un oggetto di design, un oggetto bello, tutto si può dire tranne che gli oggetti di Apple non siano effettivamente belli. E su questo però ci hanno lavorato tanto e ci hanno creato, su quell'insieme di prodotti che ancora oggi avete visto si differenzia continuamente, spaziando dai sistemi multimediali, hardware, PC, tablet, Watch e così via, ha creato un vero e proprio ecosistema, cioè una sua piattaforma. Diversamente anche in questo caso da altre aziende, Apple ha, come dire, scelto di farsi tutto in casa, sia la parte hardware che la parte software, si è creato il proprio sistema operativo che è proprietario e che quindi consente a ciascun prodotto della serie Apple di dialogare facilmente con gli altri prodotti della serie Apple, anzi direi in modo frictionless, no? Si schiaccia un pulsante e ci si trova tutti i propri contenuti memorizzati sul cloud di Apple, che guarda caso è accessibile da ogni dispositivo, si può accedere a tutti i servizi che Apple mette a disposizione, servizi musicali, iTunes, piuttosto che televisivi, broadcasting e quant'altro con le nuove IPTV, ma è un ecosistema di piattaforma basato su una piattaforma proprietaria abbastanza chiuso, abbastanza autarchico questo sistema. E questo da un lato fa sì che il business di Apple possa, come dire, chiamare all'interno di Apple tutta una serie di stakeholder che producono contenuti in modo specifico per questo sottosistema, per questa piattaforma e eventualmente quindi non per altre piattaforme concorrenti, no? Tutti gli sviluppatori delle app piuttosto che di contenuti specifici per questo tipo di dispositivi e per questo tipo di sistema operativo. E dall'altro, come dire, sprona i propri clienti a diventare clienti non soltanto appassionati e diciamo soddisfatti del design o della user experience, ma fidelizzati perché è molto probabile, ce lo dicono le statistiche, che un utente Apple che ha uno smartphone Apple, poi se deve comprare un PC, compri Apple, se deve comprare un tablet, compri Apple, se deve comprare un orologio, compri Apple. In questo modo, come dire, trattengono a sé questa fidelizzazione. Un altro elemento di incredibile successo su cui Apple ha creato appunto il proprio valore è la cosiddetta strategia di power brand, cioè ha creato un brand che è tra i più importanti al mondo. Questa è una classifica molto recente dei brand più di maggior valore che viene sviluppata andando poi a identificare in una platea di decine di migliaia, centinaia di migliaia di consumatori, con quali aziende, a quali aziende comprano i prodotti e di quali aziende riconoscono i brand. Vedete, Apple è in terza posizione, ma nuovamente siamo di fronte ad aziende tutte del digitale. Quindi Apple ha saputo creare attorno a questo logo, attorno a questo logo, a questo trademark, ha saputo creare uno dei brand in poco tempo più importanti al mondo. Altre aziende ci mettono decenni e se non secoli non raggiungono mai quel tipo di livello. La domanda è come ha fatto? Chiaramente con la comunicazione, però non soltanto con la comunicazione, l'ha fatto con tutta una serie di, diciamo, di elementi, ripeto, di valorizzazione del prodotto barra esperienza barra offerta di Apple, che vanno ben oltre la semplice comunicazione pubblicitaria, ma che, guardate qua, sono in grado, ad esempio, a ogni lancio di nuovo prodotto, di creare una incredibile aspettativa nei confronti dei clienti, e questo stesso fa un po' da, diciamo, dalla misura del valore dell'oggetto, del risalto e quindi anche del valore del brand. E associando poi, sappiamo benissimo, un modello unico e assolutamente distintivo di presentazione all'interno degli store. Basta vedere il design incredibilmente bello e curato, piuttosto che dei nuovi, diciamo, appunto, flagship store, degli store quelli più
importanti nelle grandi città, questo è quello di Milano, l'Apostolo di Milano, che diventano delle vere e proprie opere d'arte, ciascuno unico rispetto all'altro, in cui la gente va a visitarli facendo la coda come se si trattasse di un museo. Questo è già soltanto pensare questo mi fa capire la differenza che non tutte le aziende, pur avendo eventualmente simili possibilità di investimento, hanno voluto o saputo implementare. Tutto questo sta ripagando Apple. Infine, un aspetto che magari è meno attrattivo per chi si occupa di marketing, di comunicazione o di design o di progettazione elettronica dei prodotti, ma che invece è assolutamente importantissimo per chi come ingegnere gestionale si occupa di operations e di ottimizzazione dei processi produttivi e distributivi, dei magazzini, della logistica e quant'altro, è il concetto di eccellenza operativa. Dietro a questo mondo così innovativo prodotti eccellenti e grand design, c'è una catena, una filiera logistica incredibilmente efficiente che Apple ha saputo sviluppare nel corso degli anni grazie a delle scelte precise, strategiche, su cui ha investito tantissimo. E io direi che in questo caso l'autore, mentre possiamo ben identificare Steve Jobs, il fondatore, oltre che il fondatore, un po' la figura carismatica che ha portato al mondo, no? Lo smartphone e questo concetto di user experience integrata in questo piccolo dispositivo che oggi tutti quanti teniamo continuamente per le mani. Qui dietro invece c'è la figura di Tim Cook, che oggi è a valle della scomparsa di Steve Jobs, il nuovo, no, amministratore delegato, il CEO di Apple, ma che in precedenza, proprio per molti anni, è stato il Chief Operation Officer, cioè fondamentalmente il direttore delle operations, ed è lui che ha creato il programma di Operational Excellence in Apple. Era lui veniva, l'ha voluto Steve Jobs, ma alla fine degli anni 90 veniva da Compaq, che era un'altra azienda importante nel settore della produzione di computer, di IT, che poi è stata acquisita da altri grandi operatori nel settore, Capcom e così via. E quindi lui aveva una grandissima esperienza di quelle filiere ormai negli anni 90 già esistenti, globali, che dovevano essere gestite con modelli diversi, perché c'è un grosso problema in chi produce hardware, che è chiaro che c'è un'obsolescenza, un invecchiamento rapidissimo, e quindi volendo rifornire i clienti con un mercato molto frammentato a livello mondiale, occorre creare degli stock distribuiti di tutti i prodotti, di tantissimi prodotti, magari di tante varianti di ciascuna linea di prodotto, ma creare questi stock a livello mondiale è costosissimo, c'è poi il rischio che chiaramente un concorrente che magari ti esce con un'innovazione e tu ancora non hai sul mercato, che la metterai sul mercato tra pochi mesi o anche ti renda assolutamente non più vendibile tutto quello che tu hai distribuito attorno al mondo. E allora Tim Cook che cosa fece? Impostò una serie di azioni per creare una filiera logistica di produzione e distribuzione estremamente a flusso teso, just in time, con pochissime scorte, ridusse tutti i magazzini appena arrivato di scorte, investì comprando, o comunque facendo accordi di partnership con i più grandi courier internazionali che garantivano overnight shipment continuo di tutti i prodotti attraverso il mondo. E questo, attenzione, è molto costoso, chiaro, è molto costoso. Ma in questo caso c'è una consistenza di strategia, perché il prodotto Apple, infatti, non è un prodotto che si sceglie per la sua convenienza e per il suo prezzo, cioè è basso. L'utente è disposto a pagare di più purché chiaramente magari lo possa avere subito, immediatamente o nel giro di pochi giorni gli arrivi comodamente a casa. E questo come l'ha raggiunta? L'ha raggiunto con una serie di operazioni importantissime di sviluppo, ripeto, di un just in time, si chiama così, di modello di gestione un po' di tutta la filiera logistica, riducendo il numero dei fornitori, facendone fuori tanti, un'ottantina, lavorando soltanto con alcuni fornitori qualificati, che poi ha
convinto a creare le proprie facility in co-location in zone, in regioni vicine a dove Apple faceva le proprie operation di tipo produttivo, in modo da avere flussi continui giornalieri molto snelli, senza dover quindi fare scorte di nessun tipo di componente. E poi guardate qua i risultati. Il grigio è Apple, il blu è Samsung, il nero è BlackBerry RIM, il giallo è Nokia. Questa è una chart un po' vecchiotta, fa riferimento al 2013, quando ancora c'erano altre aziende, e fa riferimento soltanto al segmento della telefonia e quindi fondamentalmente a quelli che sono i cosiddetti giorni di rotazione delle scorte, calcolati come il rapporto tra il costo delle vendite medio dell'ultimo esercizio e il valore delle rimanenze di prodotto finito o di tutte le rimanenze del prodotto. E si vede che Apple chiaramente ha il valore più basso, il valore più basso, e quindi fondamentalmente significa che Apple fa ruotare più rapidamente, più frequentemente, si chiamano indici di rotazione, le proprie scorte, addirittura 5 giorni. Significa che Apple ha soltanto un magazzino di 5 giorni, come dire, se Apple non rifornisse più i propri magazzini per 5 giorni, li svuoterebbe completamente e i clienti non potrebbero poi più approvvigionarsi o comprare niente perché Apple non avrebbe più nessun prodotto da vendere. Questo è molto difficile da realizzare, molto critico, tant'è vero che guardate un pochino, nel 2013 Samsung, concorrente principale nel mondo della telefonia di Apple, aveva scorte distribuite tali da garantire 50 giorni di permanenza nelle scorte prima di uno stockout, di uno stockout, cioè 10 volte di più. Si tratta di strategie completamente diverse, si tratta di scelte strategiche completamente diverse. Ecco, questo è un po' il risultato. Io sono arrivato al punto, ho cercato di spiegarvi perché Apple fondamentalmente come ha sviluppato la propria strategia per vincere sul mercato i concorrenti. Il mio corso entra poi nel merito e consente agli studenti di fare tutta una serie di studi di caso e di lavorare su propri progetti, sviluppando business plan. In più chiamiamo dei manager e degli imprenditori a raccontare la storia delle proprie aziende in cui hanno lavorato, la propria storia e quella delle loro aziende, per identificare gli elementi strategici e quindi portarci a casa tutta una serie di spunti e di takeaway che poi certamente nell'ambito professionale, l'allievo ingegnere gestionale saranno assolutamente importanti. Oltre a questo materiale registrato, vi lascio anche le registrazioni di alcuni studenti che hanno frequentato questo corso e che vi forniscono le proprie diciamo, sensazioni e vi raccontano questo corso su che cosa si è basato e su come si è sviluppato. Arrivederci e grazie per l'attenzione. Ciao, mi chiamo Henry e ho seguito il corso di strategie d'impresa con il professor Rapaccini durante l'anno accademico 2019-2020. Il corso è diviso in due parti. C'è una prima parte più teorica, dove vengono affrontati argomenti come la struttura pratica delle aziende, le figure chiave che le aziende hanno al loro interno e il loro ruolo, come ad esempio quello dell'amministratore delegato. Il business plan, il business model, cosa sono, come vengono compilati. E inoltre in questa prima parte c'è stata la partecipazione di imprenditori di successo e figure affermate per quanto riguarda i ruoli dirigenziali in multinazionali, come ad esempio la partecipazione del direttore vendite di IBM Italia. E oltre a partecipare alle loro presentazioni, abbiamo avuto modo anche di fare domande dirette a questi individui. Poi c'è stata una serie di quiz in questa prima parte e io ho trovato la divisione, diciamo, degli argomenti teorici in più quiz molto più digeribile sotto un certo punto di vista rispetto a un esame unico a fine corso. La seconda parte è molto più pratica, si basa su due progetti, sono entrambi progetti di gruppo, e in particolare il primo progetto consiste nell'analisi strategica di un'azienda. Ad esempio, la nostra azienda era il Tesla, quindi abbiamo parlato della persona chiave per eccellenza, ovviamente Elon Musk, dei punti di forza, dei punti di debolezza, dei competitors,
E quindi alla fine abbiamo fatto un report sul lavoro svolto fino a quel punto. Il secondo progetto invece, molto interessante, nel secondo progetto bisogna innanzitutto trovare un'idea innovativa per una startup e poi insieme ai compagni, diciamo, compagni di gruppo, fare un business plan proprio su questa idea per una ipotetica futura startup. La nostra idea era quella di fare una startup chiamata Smart Parking, dove con un sistema di telecamere e sensori abbinati a un algoritmo di intelligenza artificiale, si riesce a leggere le targhe delle macchine e fare ovviamente il processo di pagamento automatico. Il mio giudizio non solo su questi progetti pratici, ma sull'intero corso è ovviamente positivo, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista della struttura pratica, anche perché tramite questi progetti si possono sviluppare, abilità come l'analisi, il pensiero critico e soprattutto il lavoro di gruppo. Quindi, ripeto, il mio giudizio è interamente positivo. Buongiorno ragazzi, io sono Sara, sono una studentessa di ingegneria gestionale al terzo anno e vi parlo del corso di strategia d'impresa che ho seguito con il professor Apaccini. Allora, il corso si struttura in due parti, una prima parte più teorica, volta alla comprensione di concetti importanti. Infatti, a prescindere dal fatto che poi si voglia diventare ingegneri gestionali o meno, è importante sapere che cosa sia un'impresa, come la si classifica, come si può costituire, quali sono le parti interessate, un sacco di concetti molto importanti, non solamente per svolgere la seconda parte del corso, ma anche per avere un'idea più approfondita della realtà complessa che ogni giorno vive intorno a noi. Durante questo periodo il professore ci faceva svolgere in classe delle verifiche brevi da 15 minuti, in cui si assicurava che ciò che avevamo discusso in classe fosse stato correttamente appreso. Nella seconda parte, invece, dovevamo portare a termine dei progetti lavorando in gruppi. Il primo progetto era lo studio del business model di un'impresa, mentre il secondo progetto, più coinvolgente, più complesso, dovevamo redigere il business plan di un'idea di business che fosse nostra e innovativa, quindi proprio come se fosse una startup. Alla fine poi dovevamo discutere il business plan con il professore al termine del corso. Durante tutto questo periodo il professore ha organizzato degli incontri con diversi imprenditori e sono state delle testimonianze molto importanti perché molto motivanti che spingono a rimanere ambiziosi e a dare un senso a quello che stiamo facendo. Quindi io le ho apprezzate molto perché hanno proprio smosso qualcosa dentro di me e per questo mi sento di dire che il corso sia completo, completo perché abbiamo visto la parte teorica, abbiamo visto la parte pratica, abbiamo avuto delle testimonianze esterne da parte di altri imprenditori. E inoltre, per chi è stato fortunato come me, abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere lo stabilimento della Lilly a Sesto Fiorentino. Io sono rimasta molto soddisfatta di questo corso e niente, spero di essere stata utile per voi. Vi auguro in bocca al lupo per tutto e niente, vi saluto. Ciao!